Giuseppe Turmello, sono group manager di Banca Mediolanum. E da stamattina mi hanno promosso sul campo, mi hanno detto che sono il responsabile di questa riunione, quindi sarò la persona che prenderà i pomodori in faccia, qualora ne avete portati, io spero di no. Le arancine me le siete mangiate tutte. Cosa faremo questa sera? Mercati di risparmio, che fare oggi? Vedete, c'è una diapositiva che ci dice, ci fa vedere l'urlo, perché in questo momento sicuramente non stiamo attraversando dei momenti felici. E c'è anche una spiaggia dove rilassarsi e riposarsi, che dovrebbe essere quello che ci aspetta tra qualche tempo. Prima di parlare dei mercati e che cosa fare, anche perché a parlare di questi mercati sarà un video messaggio registrato proprio per noi, e intanto voglio dire chi ha registrato questo messaggio. L'ho registrato una persona che da 30 anni guida questa banca, dal momento in cui è nata, una persona che ha guidato questa banca da sempre, che ha tracciato una linea per Banca Mediolanum, oggi vuol fare diventare Banca Mediolanum la prima banca d'Italia nel settore retail. Questo non è un fatto da poco, perché avere una persona che ha guidato da sempre la banca significa anche una strategia lineare, significa anche non aver fatto cambiare la banca ai propri clienti, cosa che invece è successa nelle altre banche, che frutto di acquisizioni, frutto di fusioni, molti clienti e anche molti dipendenti delle banche si sono ritrovati a essere clienti e dipendenti di banche che non avevano scelto, che non erano quelle che loro si aspettavano, che per tradizione avevano seguito la tradizione di famiglia diventando clienti di quella banca, ma improvvisamente la banca li ha venduti a un altro. Quindi una persona che ha tracciato una strada e che la sta portando avanti, una persona che, così come abbiamo visto nella sigla, tiene molto ai valori, e Banca Mediolanum questi valori li rispetta e li ha rispettati, continua a rispettare nel tempo. Giusto per dirvi, quello che ha fatto Banca Mediolanum è stata vicino ai clienti quando c'è stato l'alluvione in Piemonte, è stata vicina ai clienti quando c'è stato l'alluvione nel Veneto, è stata vicina ai clienti quando c'è stato il terremoto in Abruzzo. Quindi queste catastrofi naturali, addirittura in Abruzzo eravamo l'unica banca, o perlomeno una delle poche banche, che aveva messo a disposizione il bancomat per la clientela, perché il bancomat, quando c'è stato il terremoto, non funzionava, perché le banche erano nel centro storico della città e il centro storico è quello che è crollato, quindi non c'era nessuno che li andava a caricare e non ci poteva essere nessuno che li andava a prendere. Banca Mediolanum ha attrezzato un camion da sportello bancario ed era l'unica banca che aveva sportelli in quel